anche i lavoratori della Porto di Imperia S.P.A., l'amministrazione Proagnesi, ma c'è ovviamente un problema anche per la Porto in quanto è stata dichiarata fallita. Ecco, quali sono le vostre dimostranze, cosa chiedete al comune, ai soci, ai curatori, ecco? Purtroppo l'altro ieri la società, come tutti sanno ormai, è stata dichiarata fallita, per cui si pongono in effetti dei problemi di mantenimento dei livelli occupazionali, questo in primo luogo. Quindi siamo preoccupati per questo aspetto qua. Riteniamo comunque che per quello che rappresenta il porto, per come funzioni, sia da tutelare ai massimi livelli, e indubbiamente riteniamo che se il porto funziona, se riusciamo a continuare a derogare i servizi, ci siano indubbie ricadute positive per tutto l'indotto, l'indotto degli artigiani, dei cantieri, del commercio che gravita intorno al porto. Tutto il territorio è interessato da questo processo positivo, per cui chiederemo fin d'ora, abbiamo già chiesto, il mantenimento dei livelli occupazionali. D'altra parte, alla luce anche di quella che è stata la mobilitazione odierna, che ci ha visto anche noi protagonisti in una vertenza che si preannuncia difficile, riteniamo che ci siano degli spiragli per risolvere positivamente la crisi e poter fare ripartire il porto. Questa è la nostra intenzione e ci siamo già dati tra di noi un appuntamento, ovvero le vele d'epoca. Abbiamo già detto al sindaco che noi siamo già fin d'ora a disposizione affinché il raduno delle vele d'epoca di settembre sia svolto nella maniera più riuscita e possa segnare la rinascita del porto e della città.